Noi oggi non abbiamo ancora dalla Regione Abruzzo un documento ufficiale. Noi pensiamo che non si possa parlare di riorganizzazione della rete ospedaliera senza aver parlato prima di territorio, perché in ospedale arrivano i malati acuti. Ci vuole un'accoglienza, una presa in carico e un servizio sanitario regionale di prossimità. Le persone sono lasciate sole. Quindi oggi è una mobilitazione in preparazione del 20 che non riguarda solo le lavoratrici e i lavoratori. Le lavoratrici e i lavoratori della sanità pubblica e privata abruzzese chiedono di essere messi nelle condizioni di poter dare servizi di qualità alle persone, perché questo è sancito dalla nostra Costituzione. Oggi spiegate le ragioni di questa manifestazione che poi si terrà il 20 settembre a Pescara. Dopo 14 anni di mancato rinnovo del contratto Aio Paris della sanità privata, dopo 3 anni di estenuanti trattative, dopo l'intervento del Ministro alla Salute e del Presidente della Conferenza Stato-Regioni e dopo la sottoscrizione del contratto avvenuta ormai circa un anno fa, ad oggi purtroppo registriamo in Abruzzo presso le strutture private che applicano appunto il contratto Aio Paris la mancata applicazione del contratto e di ciò che esso sostiene e dice. Non è più rinviabile a questo punto il pagamento dell'una tantum risarcitoria, come non è più rinviabile il pagamento degli arretrati e dell'apertura del tavolo di contrattazione di secondo livello. Per questo motivo le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata hanno deciso di incrociare le braccia per l'intero turno il 20 settembre. Noi riteniamo che ci sia un'applicazione integrale del contratto di lavoro Aris-Aiop dal quale è scaturita tutta la vertenza, perché un contratto firmato ormai un anno fa, nell'ottobre 2020, ancora oggi non vede la sua applicazione. È un fatto gravissimo, perché i lavoratori delle strutture private in Abruzzo aspettano il contratto da 14 anni, non stiamo parlando di qualcosa, un anno, 6 mesi, 14 anni. Oggi, pur avendo firmato la Regione a livello nazionale un contratto che prevedeva un contributo del 50% di ciò che era il corrispettivo da dare alle aziende private, non lo ha fatto. Quindi noi abbiamo atteso troppo, fin troppo. C'è stata un'interlocuzione, varie videoconferenze, abbiamo trovato, diciamo, hanno trovato, perché noi siamo stati il convitato di pietra, una sintesi che diversificava tra la Regione e il privato pochissime centinaia di euro. Bene, è passato un mese e mezzo dall'ultima interlocuzione, la Regione non ha convocato il privato non chiede la convocazione, chi sta pagando per tutti sono i lavoratori.